uso un'immagine molto molto efficace, che è quella della sindrome di Grimilde. La favola è quella di Biancaneve, specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame. Per non sapere, per non guardare in faccia la verità, la soluzione più semplice è quella di spaccare lo specchio. Ecco, lei pensa che noi alle volte spacchiamo questo specchio, noi le istituzioni, i cittadini e tutto, abbiamo paura di questo specchio? Io penso che noi abbiamo paura della verità, abbiamo paura di guardare in faccia la realtà, temiamo che, diciamo, riconoscere certe cose possa nuocere alla nostra immagine e quindi, diciamo, possa in qualche modo crearci situazioni di difficoltà o comunque negative. Invece io sono del parere esattamente contrario. La realtà va guardata esattamente in faccia, riconoscerla. Io ho avuto occasione più volte di affrontare questo tema, da ultimo quando, in occasione di un'audizione della Commissione parlamentare antimafia a Napoli, la Presidente della Commissione, Rosi Bindi, disse ai giornalisti che avevano, che a suo giudizio della Commissione, la camorra è un elemento costitutivo della città di Napoli, dell'area metropolitana di Napoli. Molti si allontanarono di questo, si offesero, trasalirono, trasecolarono o simularono a volte, diciamo, trasalimento. Ma era la verità. Una verità dolorosa, una verità difficile, dura, ma è la verità. La camorra fa parte della storia di Napoli e fa ancora parte del tessuto, quindi della struttura, una parte della società napoletana. Quindi guardare in faccia a questa realtà significa capire che cosa fare per contrastarla. Non basta l'intervento giudiziario, non basta mettere in galera la gente, non basta i processi, non basta gli interventi polizia. Bisogna intervenire sul piano sociale, perché la camorra è innanzitutto un fenomeno sociale, la camorra come le mafie in generale. Se non si interviene sul piano sociale, con più cultura, più scuole, più sport, più palestre, più conservatori, più tutto quello che fa cultura e che attira i giovani alla cultura, togliendoli dalla strada, il problema non si risolve. Ma naturalmente, per affrontare in questo modo globale, organico...